Storia dell'arte italiana, Giulio Carlo Argan. Michelangelo a Roma. Quando si dice che Michelangelo è un genio, non si esprime soltanto un apprezzamento sulla sua arte, ma si formula un giudizio storico. Genio, nel pensiero del Cinquecento, è una forza extranaturale, angelica o demoniaca, che agisce sull'animo umano. È ciò che in epoca romantica si chiamerà ispirazione. Leonardo è un formidabile ingegno, ma non è in questo senso un genio, perché tutta la sua opera insiste sull'area dell'esperienza e della conoscenza. Michelangelo è un genio perché la sua opera è ispirata, animata da una forza che si direbbe soprannaturale e che la fa nascere dal profondo e tendere al sublime, alla trascendenza pura. Il messaggio che l'artista sente giungergli da Dio è individuale. Per udirlo deve chiudersi nella solitudine e nella meditazione. Michelangelo, nella storia dell'arte, è il primo caso di artista isolato, quasi avverso al mondo che lo circonda e da cui si sente estraneo, ostile. Raffaello a Roma vive come un principe, tra una corte di discepoli e di ammiratori. Il suo studio è un organismo complesso e attivissimo, dove una scelta squadra di collaboratori variamente specializzati esegue, elabora, sviluppa, applica i disegni del maestro. Michelangelo vive solo, poveramente, malgrado le ricchezze che accumula. Superbo con gli altri e sempre scontento di sé, assillato, specialmente da vecchio, dall'ansia della morte e della salvezza. Non ho amici e non ne voglio, scrive al fratello. Non ha neppure collaboratori e discepoli, affronta da solo imprese gigantesche. Un solo grande affetto per Vittoria Colonna. Un rapporto puramente spirituale che influisce profondamente sulla sua vita religiosa. Scultore, pittore, architetto e poeta. Per tutta la vita mira ad un'arte che sia la sintesi delle tecniche particolari e superandole realizzi il puro disegno, l'idea. Benché presenti periodi o cicli ben definiti, tutta l'opera di Michelangelo appare concatenata. Ogni singola opera riprende, rielabora, supera le esperienze delle precedenti. Per la prima volta l'arte è identificata con l'esistenza stessa dell'artista, come l'esistenza è un'esperienza che si compie e non potrà dirsi compiuta che col compiersi dell'esistenza, con la morte. Perciò il pensiero della morte è presente in tutta la sua opera. Il sentimento, l'inquietudine del non compiuto hanno anche una causa diretta. L'opera in cui l'artista voleva esprimere tutto se stesso, La tomba di Giulio II, non fu mai compiuta.